Sei solo drogato ma lucido e allora non ti ritiro la patente. No, me ne fotte zero. Le nuove norme sulla sicurezza stradale stiamo lavorando da mesi, non dopo il dramma di Casal Palocco. Abbiamo fatto incontri con le associazioni, col ministro della scuola, col ministro degli interni, con i sindacati, con le imprese. E quindi arriviamo oggi, ahimè in coincidenza della tragica morte di un bimbo di 5 anni, a portare in Consiglio dei Ministri qualcosa che ha l'obiettivo di salvare vite. Poi ho già letto che qualcuno si lamenta. Però mi serve il telefonino mentre guido. Amico mio, ti fermi. Se devi telefonare, devi whatsappare, devi chattare, ti fermi. Perché quei 2 secondi ti possono rischiare la morte. È altresì vero che già oggi il codice della strada prevede che su alcuni tratti autostradali a basso tasso di incidentalità e con almeno 3 corsie si possa ipotizzare anche una velocità superiore ai 130. Quindi noi prevediamo di fare tutto quello che la norma rispetta. Se guidi drogato, ecco qua c'è il dibattito, ho già letto. Però devi essere drogato e alterato, perché se sei solo drogato ma lucido, e allora non ti ritiro la patente. No, me ne fotte zero.